Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi vedremo una variante di una ricetta che abbiamo già visto in uno scorso video, ovvero la carbonara. Questa variante avrà la particolarità di avere il tuorlo dell'uovo sodo, in modo da avere la certezza di averlo completamente sanificato. Attenzione, non sto dicendo che con il metodo classico il tuorlo non venga sanificato, perché non sarebbe vero. Sto solo dicendo che con il metodo che vedremo oggi ne avrete l'assoluta certezza. Cominciamo quindi con lo spiegare cosa vuol dire sanificare un alimento, parlando della pastorizzazione. La pastorizzazione è un trattamento termico che sfrutta temperature inferiori a quella di ebollizione, al quale vengono sottoposti determinati alimenti liquidi al fine di distruggere i microrganismi patogeni in essi contenuti. Esistono essenzialmente tre tipi di pastorizzazione, che sono quella bassa, quella alta e quella rapida. La pastorizzazione bassa sfrutta temperature che vanno dai 60 ai 65 gradi per un arco di tempo che va dai 25 ai 30 minuti. Quella alta utilizza temperature che vanno dagli 80 agli 85 gradi per 2-3 minuti. Quella rapida invece utilizza le stesse temperature di quella alta, ma per un tempo che va dai 2 ai 3 secondi. Quest'ultimo tipo di pastorizzazione viene anche chiamato HTST, ovvero High Temperature Short Time. Spero che nonostante la pronuncia italo-anglofona abbiate capito. Yes. Come avete visto, la pastorizzazione utilizza tempi e temperature molto precisi e di conseguenza anche molto complicati da replicare con precisione a casa. Attenzione, non sto dicendo che sia impossibile, magari ci potete riuscire, ma magari no. L'unico modo che abbiamo a casa per essere sicuri di aver sanificato un alimento è cuocerlo. Bene ragazzi, dopo questo pippotto assurdo sulla pastorizzazione, direi che possiamo vedere come cuocere le uova per la carbonara. Le uova verranno messe in un pentolino con acqua fredda, verrà accesa la fiamma e conteremo 5 minuti di cottura da quando l'acqua bolle. Una volta cotte verranno immediatamente messe in acqua fredda in modo da bloccare la cottura. Quello che dovremo ottenere è un tuorlo che ha una consistenza leggermente farinosa. Una volta ottenuto il tuorlo sodo, il procedimento per la ricetta è esattamente lo stesso del video della carbonara classica. Nel caso non lo abbiate visto, lo trovate in descrizione. Bene ragazzi, credo di aver parlato abbastanza. Vi lascio al video.
Bene ragazzi, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente come sempre per ogni domanda, dubbio o perplessità vi rimando ai commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanella. Facebook, Instagram, in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video.